devi dire facciamo un po' di cronaca. No, preannunci che parli perché avevi detto di... No, appunto, un po' di cronaca. Mentre prima abbiamo parlato di teoria, di filosofia e quant'altro, adesso parliamo di cronaca. Dunque, è successo questo. Noi, a partire dal 2002, abbiamo prodotto una serie infinita di denunce che non sto a dire. No, denunce significa denunce. Presentate regolarmente alla Procura della Repubblica. Complessivamente saranno oltre un migliaio. Negli ultimi, in particolare, abbiamo accelerato con una recrudescenza notevole negli ultimi 5-6 anni, andando a denunciare i misfatti più evidenti e più violenti fatti contro la cittadinanza, la popolazione intera, da parte di chi dovrebbe tutelare e difendere la popolazione intera, e cioè i nostri cari amministratori a tutti i livelli, soprattutto ai più alti livelli. E abbiamo denunciato decine e decine di volte i vari Presidenti della Repubblica, i vari Presidenti del Consiglio dei Ministri che si sono avvicendati negli ultimi 10 anni, e poi tutti i parlamentari che hanno, tutti quelli che hanno avuto parte in votazioni a svantaggio e nei confronti della popolazione, e poi tutta una serie di servitori dello Stato che tutto hanno fatto perché svolgere il ruolo da noi cittadini sovrani a loro assegnato. E quindi tutto questo poi si è dipanato tutta una serie di eventi successivi nel corso degli anni che hanno preso via vita da queste nostre denunce, che poi ha portato a tutta una serie di conseguenze, di concause e quant'altro, insomma, che alcune delle quali sono ancora in corso. Allora, vengo al dunque. Lunedì scorso mi telefona un collega, un altro di Alba Mediterranea, Enrico Bianchi, che mi dice: Orazio, siamo finiti su Affari Italiani. Ma io rimango un po' perplesso, perché effettivamente tutto mi sarei aspettato nel corso della vita, ma mai di finire su Affari Italiani, perché essendo un giornale di parte molto ben chiara, schierata da sempre in favore dei poteri forti dell'industria e dell'economia nazionale, noi che facciamo lotta contro il sistema, insomma, mi sembrava veramente eccezionale una cosa del genere, inaudita. E quindi sono andato a vedere, insomma, che cosa, la cosa strana da prendere in considerazione è che l'articolista, il redattore, in realtà ha fatto solo il titolo, cioè ha avuto la forza d'animo di scrivere solo il titolo, che praticamente è niente altro che il recupero del titolo del denuncio che noi avevamo messo all'intestazione all'inizio. E quindi la cosa strana è che una giornalista che di norma non scrive la realtà, ma interpreta la realtà del fatto, del documento, di quant'altro, e ci racconta e infioretta tutto quello che è possibile infiorettare, in questo caso qua, guarda caso, non c'è una minima presa di coscienza, una minima presa di responsabilità, come è già un primo punto, poi dopo la esaminiamo. Ma la cosa più strana è che perché viene recuperata una nostra denuncia fatta il 2 agosto del 2014, il 27 luglio del 2015, cioè un anno dopo, quando noi le nostre denunce, lo diciamo per farlo sapere anche a chi ci guarda, le nostre denunce, ogni volta che facciamo una denuncia, noi mandiamo regolarmente copia della denuncia a tutte le testate giornalistiche, radio e televisive, non ce n'è una che ci risponda mai. Certo. Mai nessuno in questi oltre 10 anni
mai nessuno si è degnato a dimostrazione quanto sia libera l'Italia, liberata nel 1945. Addirittura mandiamo copie per conoscenza anche alle varie procure, a un centinaio di, no, una quarantina di procure, mandiamo anche le note a quasi tutte le prefetture che conosciamo. Cioè, la pubblica amministrazione di queste cose nostre sa tutto, noi non nascondiamo niente e non vogliamo nascondere assolutamente niente, proprio perché si capisca bene che noi siamo dalla parte della ragione, della giustizia, del diritto e della razionalità e non il contrario. Cioè, quelli che denunciamo noi li denunciamo perché ci portino in tribunale. Non è successo una volta, esattamente una volta, che avessero fatto un tentativo di controdenuncia per diffamazione, vilipendio, che ne so, calunnia, no, niente, come se non esistesse il famoso muro di gomma. Allora, e quindi punto 2, la cosa più strana poi di tutto quanto è che capita proprio su un giornale di regime, non è un giornale qualunque di un diciamo editore più o meno colluso con la grande finanza internazionale, come può essere, che ne so, Il Resto del Carlino, oppure, che ne so, Rinascita, che qualche volta ci ha pubblicato, no? E quindi sì, aveva un senso, no? Rinascita, no, tu dici colluso contro, sì, tu hai detto colluso contro, no, il sistema finanziario, no, internazionale. No, 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 io mi riferivo all'altra sponda quando dicevo colluso. Mi riferivo al Resto del Carlino, al Corriere della Sera, hai parlato di Rinascita. Oppure Rinascita, che dall'altra sponda era l'unico che ci pubblicava. Certamente. Perché era consono alle nostre visioni, alle nostre, le nostre idee. Alla nostra linea politica. E quindi questo per dire, insomma, che ci abbiamo una sorpresa tripla, no? Tripla sorpresa, perché adesso, perché non fa nessun commento, perché in quel giornale lì. Esattamente. No? Perché chi ci ha pubblicato? Poteva pubblicarci anche sul Sole 24 Ore, per esempio, no? Che è dello stesso gruppo editoriale. Perché l'ha fatto su Affari Italiani? Allora, cominciamo a cercare di rispondere alle domande. Perché non ha fatto nessuna critica? Cioè, un giornalista, vabbè, che vive in una realtà come quella italiana. È molto distaccata da quel punto di vista. Il giornalista in se stesso cerca di, capito, di salvare la chiappa, diciamo, sì, così. Sì, ma poi un'altra domanda ancora. Com'è che un giornale quotidiano pubblica una denuncia completa, intera, di 8 pagine A4, che sono 2 pagine di giornale, cioè ci dedica mezzo giornale un altro po', e non fa un minimo di critica, un minimo di analisi, un minimo di supporto del perché la innesta un anno dopo, no? Certamente. Perché la va a raschiare, a raccogliere dopo un anno, no? Secondo punto, c'è un motivo. Il motivo qual è? Il motivo è che evidentemente il potere non è uno, non è monolitico. Ci sono all'interno del potere una miriade di alcuni assi importanti di questo potere cominciano a scricchiolare. Oh, allora, come dicevamo prima, parlando di altri argomenti, quando è che il nazismo ha manifestato la sua faccia più feroce? L'ha manifestato quando stava crollando, come tutti i regimi. Quando il regime è allo sbando, anche in Italia, le leggi razziali sono state approvate nel 1938, perché? Eppure gli accordi con la Germania erano nel 1933-1934, quando sono usciti avrebbero dovuto farlo. Perché l'ho fatto solo nel 1938? Perché erano maturati dei motivi, dei tempi e dei motivi per cui era necessario, anche se torto collo, applicare le leggi razziali, anche in Italia. Perché? Perché ormai il fascismo era molto più debole del nazismo e quindi era succube del nazismo, già allora, già prima dell'inizio della guerra. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che qualunque regime nel momento del suo diciamo collasso o in prossimità del suo collasso incomincia a diventare feroce e quindi comincia a combattere, anche a avere lotte intestine. Perché? Perché per sopravvivere
siccome rimangono sulla zattera di salvataggio solo 4 posti, ci sono 100 naufraghi e si fa la lotta per cercare di andare sulla zattera per sopravvivere. Ecco. O saltare sul carro del vincitore. E quindi ecco, il motivo per cui adesso, solo adesso, viene messo in atto, diciamo, questo recupero di questa denuncia, che è epocale, perché noi abbiamo fatto una denuncia circostanziatissima con tutta una serie di sentenze della Corte Costituzionale, della Consulta, del Tribunale Costituzionale, non so se già l'ho detto. Sì, Corte Costituzionale, Corte Costituzionale già l'ho detto. Quindi, cioè, tutti i maggiori e ultimi gradini del diritto che vengono, che tutti supportano nel concetto per cui il Parlamento dal 21 dicembre del 2005 è di perfetti abusivi e del tutto usurpativi occupatori delle istituzioni. E giustamente il signor Sergio Mattarella, componente della Corte Costituzionale, l'aveva sanzionato anche lui per farsi poi eleggere da quello stesso Parlamento che lui aveva giudicato come Pronto? Nullo. Quindi lui sapeva perfettamente che la sua elezione è nulla e che per un popolo autenticamente sovrano, a un popolo che abbia senso dei propri diritti assieme ai doveri, lui è nullo, un personaggio nullo, rappresenta solo il potere della mafia. Prosegui. E quindi c'è questa situazione di tensione all'interno del gruppo di potere, che crea antagonismi e crea rivalità e crea anche lotte intestine, come sempre, ancora più feroci che fra il potere e il succube, diciamo il cittadino, in questo caso fra l'amministrazione e il cittadino. Esattamente. È da questa fase di lotta intestina che può prendere poi piede invece una opposizione seria, perché a questo punto incominciano ad apparire le falle del sistema. Certamente. Incominciano a trasparire anche le vere motivazioni del perché di questo potere usurpativo. E quindi tutta questa, diciamo, questi concetti vanno presi in considerazione in contemporaneità, nel senso che va fatta un'analisi che compendia, diciamo, tutte le varie sfaccettature di questa vicenda. E quindi, per tornare al perché poi non ha argomentato, il giornalista non ha argomentato una simile denuncia, cioè qua parliamo di una denuncia che è una denuncia che certifica un colpo di Stato in atto. Allora, un giornalista che vede, che pensa e agisce attraverso anche il consenso del direttore editoriale, del direttore responsabile, di pubblicare una notizia del genere, che è chiaramente di denuncia di un colpo di Stato in atto, perché è successo un anno fa, il fatto da noi denunciato, ma è tuttora in atto, è evidente che pure se il giornalista non esprime un minimo di opinione scritta, però il fatto che la pubblichi, il fatto che la metta a disposizione della gente su uno scenario, su un podio, diciamo così, un podio di visibilità, come quello di un giornale. Il numero delle persone che ti risulta che hanno... Hanno fatto circa 4.000 condivisioni, non 4.000 visioni, ma 4.000 condivisioni sui siti Facebook. Considerando che minimo un sito Facebook, qualche centinaio di persone ce l'ha, questa visione, visibilità di questa denuncia sicuramente è fra i 500.000 e forse qualche milione di persone che l'hanno letta, hanno avuto modo di rendersi conto, magari la maggior parte avranno anche travisato il motivo della denuncia, non l'avranno ben compreso, forse probabilmente l'hanno anche mal interpretato anche sotto il profilo della giustezza delle condizioni che noi analizziamo, delle motivazioni che noi andiamo ad analizzare, però resta il fatto che un fulmine a ciel sereno come una cosa del genere, che è una cosa epocale, cioè questa è una denuncia come quello quando uscì lo scoop sulla P2,
no? Lo scorcio sì. La P2 però, contrariamente, siccome era fatto da chi deteneva il potere contro gli atlantisti, a quel punto hanno gestito il battage a tambur non battente. Solo, poi c'era dentro degli scontri interni alla massoneria, certo. Per cui la massoneria andava colpita. La massoneria che comandava ha colpito quella forma emergente esatto, deviata sì. Esatto, e quindi il discorso è questo, che allora c'era avuto questo battage fortissimo perché era gestito dalla fazione vincente, e questa invece è gestito dalla fazione succube del potere, perché la Confindustria, che gestisce il Sole 24 Ore e anche Affari Italiani, è la parte del potere, ma la parte operativa del potere, non la parte cognitiva e quella che dà i concetti, dà poi i comandi, è la parte operativa, quindi è il braccio. Rappresenta l'homo faber, laddove il potere effettivo oggi è dell'homo economicus, esatto, finanziarius. Esatto, quindi è il braccio operativo dell'economia, mentre oggi la costrizione delle popolazioni mondiali è condotta dal potere economico finanziario, e quindi sono i due bracci del corpo della potenza mondiale che fanno la lotta l'uno con l'altro. Ormai sono in una lotta all'ultimo sangue, perché o sopravvive l'uno o sopravvive l'altro, non c'è più possibilità di sopravvivenza in contemporanea. Quindi tutto spiegato e molto chiaro come è successo il fatto, perché è successo e perché in questo momento e perché in questo modo e per quale ragione e per quali obiettivi ovviamente. Quindi quello che è allora io lunedì poi sono andato ad analizzare un po' tutte queste questioni, ma ieri ho preso una decisione ancora più eclatante, e cioè ho telefonato al direttore, questo non te l'avevo detto manco a te. No, al redattore, no scusa, non al direttore, al redattore, al quale gli ho detto: guardi, io sono Orazio Fendiani, quello che ha prodotto, depositato quella denuncia che voi avete pubblicato lunedì. Ha fatto il finto Gnorri, sì. Ha fatto lo Gnorri, il finto tonto, e poi ha detto, dopo che gli avevo spiegato, dico: guardi che noi abbiamo intenzioni, abbiamo fatto decine e decine di queste denunce. Quando ho sentito così, immediatamente ha cominciato a dire: I am in hurry, cioè sto scappando, ho fretta, devo andare. E quindi l'ho lasciato andare, insomma, poverino, doveva andare, lasciamolo andare. Allora, doveva andare a cagare, non lo so. No, te lo dico io. Ma no, ma nel frattempo, aveva la diarrea. Nel frattempo mi sono fatto dare, però comunque mi ero già fatto dare l'indirizzo di suo indirizzo. Aveva la diarrea mescolata alle emorroidi. Mi sono fatto dare il suo indirizzo di posta elettronica, sì. Prima di dirgli che avevamo fatto questo. E poi, immediatamente dopo, gli ho inviato la denuncia che abbiamo fatto poi, allora, dunque quella era del 2 di agosto del 2014, il 5 febbraio del 2015 abbiamo fatto invece la denuncia contro Sergio Mattarella, certo. Per gli stessi motivi. Certamente. Che andavamo denunciando il 2 agosto. Hai e quindi il 2 febbraio abbiamo fatto la denuncia anche contro Mattarella, che avrebbe avuto l'obbligo, non il dovere, ma l'obbligo morale ed istituzionale, certo. Di mandare a casa tutti i parlamentari eletti in maniera in assolutamente propria. Anomala, certamente. E quindi lui è in omissione di atti d'ufficio, più ovviamente in colpo di Stato acclarato, insomma, è chiaro, no? Con tutta, esattamente. Ha attentato alla Costituzione, tutti gli articoli del codice contro lo Stato. E come i suoi mandanti, che sono che la mafia, certo. La mafia anglo-americana, certo. La mafia sicolo anglo-americana. Sicolo anglo-americana. Allora, per tornare al discorso, e quindi, oddio, ho perso il filo. No, semplicemente tu stavi dicendo questa cosa, che hai mandato mandato questo giornalista affetto da diarrea mescolata a mestrui. No, era un uomo. E beh, ma mestrui di culo, è la stessa cosa. Insomma, fatto sta che gliel'ho mandata e ha detto: va bene, voi avete avuto il coraggio
di pubblicare una cosa del genere e li ho sfidati. Vediamo, gli ho detto, se c'è del coraggio di pubblicare anche questa. Così, so long sempre. Allora, momento, è vero che noi siamo sempre, come abbiamo detto prima, siamo sempre legati, molto ben consenzienti con queste aspirazioni delle sante, delle purissime sante, integerrime e sante del cattolicesimo, che aspirano a questa unione carnale con la croce. No, così, con la Trinità, che sì, sono tre. Oh, Trinità, vuoi mettere, ma anche la croce, sai. Vuoi mettere Norgia a tre? Scusa un minuto, a quattro. A quattro. La quarta è la femmina, le tre sono... però anche la croce ha tre braccia, non dimentichiamo. Quindi... congiunzione carnale con la croce, possibilmente macchiata appunto del sangue del santo. A conclusione però, per far vedere ai nostri amici in quale regime di totale giungla, questa è giungla. Ah, a proposito, mi viene in mente un film che qualcuno dovrebbe andare a vedere. Questo film nel titolo inglese era Blackboard Jungle ed narrava la storia di una scuola per disadattati nella New York degli anni 50. Tra l'altro, nella presentazione, nei titoli, c'era il Rock Around the Clock per la prima volta. Rock Around the Clock. The Clock di Bill Haley, per la prima volta nella cinematografia americana. Questo film vale la pena di vederlo, perché tra l'altro mi ricordo, erano tutti dei ragazzi discoli, completamente discoli, mezzi delinquenti, sono tutti delinquenti, i quali si divertivano a beffeggiare gli insegnanti. E ricordo ad esempio il caso di uno di questi professori che insegnava musica e il quale per afflato, per far vedere quanto era condiscendente e per la volontà anche culturale di elevare questa marmaglia, gli porta in classe la sua collezione di dischi. Si trattava ovviamente di dischi 78 giri, tutti i dischi da collezione delle opere classiche del jazz classico, che i ragazzi se ne impossessano e se lo buttano a mo' di frisbee, rompendoli tutti praticamente. Questa è una scena icastica, molto bella, perché è indicativa di un atteggiamento che è anche l'atteggiamento di questi giorni in Italia, che per cui abbiamo ancora delle persone serie, la distruzione dell'autorità, che si affannano, no? Che si affannano a cercare di salvare l'insalvabile, laddove tutto è una totale perdizione. In questa giungla. Ma non deve salvarsi, deve morire questa realtà. Infatti, deve morire questo infatti, mondo. Solo la distruzione avvenuta si può ricordare. Di questo nostro discorso voglio far vedere qui una sentenza, perché questa è una sentenza che è veramente indicativa e riguarda uno degli elementi più importanti che noi abbiamo già detto più di una volta, relativi alla illegittimità delle cartelle delle tasse. Cioè, quando in un sistema è possibile dimostrare che chi firma le cartelle delle tasse è illegittimamente delegato a questa funzione, significa che lo Stato non esiste più. Esistono ancora brandelli di Stato dove alcuni magistrati hanno l'evidente coraggio di condannare questi comportamenti. Io voglio leggere appena alcuni stralci di questa sentenza, che è la sentenza numero 2842 del 2015, pronunciata il 22 giugno 2015. Questa sentenza è della la Commissione Tributaria Regionale di Milano. Attenzione, è abbastanza rapido. Portate. Gli avvisi di accertamento notificati alla società Tal dei Tali portano la firma di Filippo Ferraro, capo ufficio controlli su delega di Patrizia Papalucca, direttore provinciale, mentre quelli notificati a puntini portano la firma di Filippo Ferraro, reggente, per il direttore provinciale Patrizia Papalucca.
che non risulta avere la qualifica di dirigente dell'Agenzia delle Entrate di prima e di seconda fascia. Osserva la Commissione che l'eccezione di parte privata circa l'asserito vizio invalidante dell'atto impositivo impugnato, in quanto sottoscritto da soggetto non legittimato, è preliminare e dirimente. Con sentenza numero 37 del 17 marzo 2015, efficace ex tunc per tutti i rapporti non precedentemente definiti, attesa nella natura dichiarativa, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3, 51 e 97. Dell'articolo 8,24, dell'articolo 1,14, diciamo dell'articolo 1,8. E non entriamo nel merito, diventa troppo lungo i nostri amici. Qui voglio leggere comunque il 97 è quello che riguarda l'assunzione negli apparati dello Stato, nell'amministrazione dello Stato, solo tramite concorso pubblico e corso successivo, cosa che questi signori non hanno fatto. Allora, io mi richiamo sempre ai film, perché un film è qualcosa che ci ricorda di più. Ho citato prima il Blackboard Jungle, che vuol dire la giungla delle lavagne, che ha avuto un titolo abbastanza diverso in Italia, ha avuto un enorme successo proprio anche per la, l'ho visto, per la musica di Bill Haley, l'ho visto. Bello, molto bello. Quindi il conferimento di incarichi di... e l'altro film che volevo citare era il caso appunto dei film di Robin Hood, dove Robin Hood con i suoi amici delle foreste vanno a combattere contro gli esattori illegittimi delle tasse, comandati dallo sceriffo di Sherwood, e il quale pigliava i soldi per conto di Giovanni Senza terra, il re, in assenza di Riccardo del Procio, Riccardo Cuor di Leone, non era morto. E prima e poi è tornato. Ah, è vero, è tornato. E poi è tornato, è dopo lunga prigionia, perché aveva, aveva pagato il riscatto con i soldi che gli erano stati prestati dal papato, e di questi soldi la dinastia inglese poi dopo si è ancora trovata nel debito, ancora devi i soldi al papa, sì, ancora continua a pagare gli interessi, però sì, li paga gli interessi, lo so. Tanto per dire che il papato è, come diceva Gesù Cristo, è contro gli usurai. Quindi il conferimento di incarichi dirigenziali pubblici a persone di stretta fiducia a mezzo di insondabili cooptazioni e non a seguito di trasparenti, e questa è mafia, questo è spirito masso mafia, lo capite bene cari amici, siamo nella giungla comandata da masso mafiosi e non a seguito. Non a caso c'è Sergio Mattarella, appunto, che è esponente di spicco della famiglia Mattarella, da sempre coinvolta con la mafia, a partire dall'inizio dell'Ottocento, con una specifica, 800, sì, con una specifica mafia italo-americana, con una coschetta di poco conto della mafia newyorkese, governata da Bernardo Mattarella. Era il padre di questo signore qua, il quale era in affari e poi dopo è diventato anche traditore con Salvatore Giuliano, il quale è stato un mandante, certo, era sodale e colluso con Giuliano, notoriamente un mandante della strage di Portella della Ginestra, per cui noi abbiamo più volte detto a questo attuale Presidente della Repubblica, il quale è andato a festeggiare il 25 aprile alle Fosse Ardeatine, che era meglio fosse andato a Portella della Ginestra, era più idoneo. La questione. E ci aveva molto più da condividere. Esattamente. Ricordiamo che il tutto aveva origine da tale Joe Banana, di New York. Esattamente, Joe Bonanno, detto Joe Banana. Un sant'uomo, devo dire, veramente santo. Anzi, era un seguace degli scritti di Santa Caterina da Siena. Gli piaceva moltissimo il sangue. E mangiava le banane, cosa facesse delle banane, perché con l'aria che tira, è vero, diciamolo tutto. Quindi il conferimento di incarichi dirigenziali pubblici a persone di stretta fiducia a mezzo di insondabili cooptazioni e non a seguito di trasparente concorso pubblico
per la natura privatistica dello strumento è concretamente inapplicabile ad un ente pubblico non economico, titolare esclusivo e generale del potere impositivo statale, titolare esclusivo e generale del potere impositivo statale, cioè lo Stato manca dell'elemento essenziale per esercitare la sua impositività, perché questa vale molto di io più. Io non di pago le tasse, non pago le tasse dal 1985, perché la legge impone che la richiesta impositiva deve essere certa, deve essere liquida e deve essere, oddio non mi ricordo l'altro termine, esigibile. Allora, se non ci sono queste tre caratteristiche, come adesso appunto qua riconosce anche il tribunale, non è possibile richiedere e pretendere il pagamento delle tasse, perché tu non puoi inventarti dammi più o meno 100.000 euro, dammi più o meno 50.000 euro. Questi sono sgrasciatori di quel tipo di banditi che facevano tanto comodo al Papa quando nel 600, nel 700, dammi quello che nell'Ottocento esercitavano un esercizio di rapina nei confronti di chi lavorava. Tu pensa che ad esempio tutti quei poveri contadini che venivano a Roma a vendere i vini, quelli venivano anche dall'agro, eccetera, erano avvicinati da questi banditi, i quali li derubavano poco prima che entrassero. Le gabelle erano proprio quel chioschi dove c'erano e i gabellieri. Questi erano i gabellieri ufficiali, ma prima dei gabellieri ufficiali questi contadini venivano derubati da parte di questi banditi, no? Il bandito Gasperoni. Agivano per conto, in conto per conto del Papa. Sì, sì, Gasperone. Che derubavano i banditi. Gasperone stava verso Frascati? No, Gasperone stava dalle parti di quella che è oggi la provincia bassa di Frosinone, dell'attuale Frusinate. Oppure nella parte bassa della provincia di Latina, certo. San Felice Circeo, Fondi. Fondi, Formia, Formia, Terracina, in queste zone qui c'erano delle montagnole, ci sono delle colline, e in queste colline operavano questi personaggi che avevano il cappello a pan di zucchero, le cioce ai piedi, che avevano il trombone, perché era un fucile a tromba che doveva essere caricato di chiodi. Per la natura privatistica dello strumento è concretamente inapplicabile ad un ente pubblico non economico, titolare esclusivo e generale del potere impositivo statale, costituendo altresì palese violazione del diritto ad una buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La cosa ecco che lui ha adesso richiamato della Corte Europea, dei diritti dell'uomo. Fondamentale dell'Unione Europea. Il fondamento è al diritto ad una buona amministrazione, è l'elemento fondante di qualunque associazione, di qualunque società. Se tu non puoi mettere in piedi una struttura impositiva del genere in cui tu più o meno imponi il pagamento ma l'85, il 90% di quelli che firmano le cartelle delle tasse sono illegittimi. Questo è un paese in cui non esiste più la legge, non esiste il diritto. Ma vi rendete conto che il sistema impositivo dello Stato è in mano ai delinquenti? A tale sentenza, e con questo concludiamo, che conferma la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale. All'ultimo ufficiale giudiziario che è venuto, mi ha fatto passare la fantasia di fare l'ufficiale giudiziario. L'ufficiale funzionario ufficiale. Esattamente. Guarda. Secondo la quale. Meglio non dire cosa ho fatto, va. Nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso che può essere anche truccato, ma ci deve essere in ogni caso, non lo puoi fare a un perché sei compare di mafia e compare di loggia. Esperimento di pubblico concorso e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Certo. Devi fare il concorso se vuoi salire lo scalino. Anche il passaggio ad una fascia funzionale
comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più ed elevate ed è soggetto pertanto quale figura di reclutamento alla regola del pubblico concorso. Corte Costituzionale, sentenza del numero 194-2002, 293-2009, 150-2010, 7-2011, 217-2012. Quante volte lo deve dire la giustizia? Concludiamo, e con questo concludiamo. Sempre so long, eh? Allora.